Bene, grazie, grazie a tutti i presenti, grazie al Festival Francescano dell'invito e sono anche lusingato, anche quasi imbarazzato dalla presentazione, anche dal confronto, dal paragone con San Francesco d'Assisi, che francamente mi mette veramente in difficoltà e in imbarazzo. E parlare un po' a ruota libera dopo un'introduzione di questo genere, cercando di dare un messaggio positivo, perché dobbiamo cercare i messaggi in positivo, ma anche senza negare gli aspetti negativi e i problemi del mondo di domani, non è facile, ma dobbiamo cercare di farlo. Chiedeva come mai questa cosa di Babbo Natale. Naturalmente anche Babbo Natale è strettamente dipendente nella sua attività dalle previsioni meteorologiche e dai cambiamenti climatici. Alcuni anni fa ci sono stati dei grossi problemi e dei rischi di non consegna dei regali di Babbo Natale, che adesso non arrivano con Babbo Natale ma con le navi che vanno a petrolio, a kerosene dalla Cina, cariche di cianfrusaglie del consumismo, che è uno degli altri problemi del giorno d'oggi, hanno rischiato di non essere consegnati a causa dei cambiamenti climatici. In pieno dicembre a Rovaniemi le temperature erano ancora ampiamente sopra gli 0 gradi. Eppure prenderei spunto da Babbo Natale e anche dagli altri miei due enti di consulenza che sono qua bolognesi fra gli altri. Sapere che cosa succede il domani, che non vuol dire saperlo in previsione, ma in dettaglio, ma saperlo a grandi linee, anche a scenario, anche a livello probabilistico, ci dovrebbe mettere in condizioni di fare delle scelte per migliorare il nostro domani. Con la Cineteca di Bologna abbiamo avuto un'ottima collaborazione quest'estate e grazie alle cose belle della tecnologia, grazie a questo tablet, io mi trovavo sulle Dolomiti, in posti fantastici, anche a fare passeggiate, consultavo radar meteorologici, stazioni meteo, i satelliti, i modelli di previsione meteorologica e gli dicevo: guardate, nel pomeriggio ci sono dei temporali, passano, tira un po' di vento, ecco arriva il temporale, andate a tirare via i volantini che ci sono sulle sedie, però a sera abbiamo ragionevoli possibilità che passa e quindi facciamo una bellissima serata in Piazza Maggiore senza andare al coperto, che in estate è sempre anche un po' difficile. Anche oggi ho prenotato il sole per voi, ho anche questo potere, qualcuno me l'ha chiesto, grazie, compreso il mio parroco Don Franco, mi chiamava sempre in questo periodo per la festa di San Luigi e Campo Galliano e mi diceva: Luca, tu che hai delle conoscenze su, insomma, piove, fai in modo che non piove, e mi sentivo appunto in imbarazzo. Però puoi dire anche all'aeroporto di Bologna: attenzione, domani c'è la possibilità di nevicate in inverno. Io che sono uno che gira il mondo devo prendere l'aereo, il giorno dopo mi trovo l'aereo che può partire grazie alla previsione, sono presenti le squadre antineve, poi se non nevica o se non c'è il temporale che magari era previsto, anziché arrabbiarci dovremmo dire: ecco, meglio così, è andata bene, non oh ma guarda quello lì ha sbagliato le previsioni. Quindi praticamente la previsione e lo scenario che noi facciamo per il tempo, che è quello che succede tutti i giorni, ma anche per il clima, che sono condizioni medie sul lungo periodo, devono essere una sorta di briefing di sicurezza per il nostro pianeta Terra che abbiamo qua davanti. Noi ovviamente, nessuno di noi salirebbe su un aereo se il 95% degli ingegneri dicesse che quell'aereo ha buone possibilità di cascare. Noi siamo su un pianeta dove il 97, non il 95, se non il 100% dei climatologi ci dice che è la possibilità di bruciare. Non brucerà effettivamente il pianeta. Facciamo degli esempi anche un po' forti. Ho partecipato a queste conferenze con ruolo di observer e alcuni anni fa a quella di Copenaghen, che fece un grande fallimento e che ci ha messo sull'orlo del baratro, perché se predecidevano allora avevamo qualche possibilità in più di cavarcela, che ancora l'abbiamo, ripeto, ma sono poche e dobbiamo percorrerle tutte. La rappresentante del Sudan, i paesi in via di sviluppo sono quelli che maggiormente subiscono i danni dei cambiamenti climatici, disse nella plenaria delle Nazioni Unite: voi paesi ricchi condannate l'Africa all'olocausto del global warming. È una frase che cito nel precedente libro, è molto forte, provocatoria, discutibile, ma in parte è vero. Cosa sta succedendo al clima? Anzi, ancora prima, mi sono scritto anche qualche appunto, adesso sono partito poi a ruota libera. Il pianeta si sta riscaldando.
rispetto all'era preindustriale, qui il nostro pianetino si è riscaldato di circa un grado centigrado, che sembra poco, ma è messo in correlazione con quello che sta succedendo. Con un aumento soltanto di un grado centigrado abbiamo già evidenze, per esempio, che le ondate di caldo a Bologna sono molto più frequenti e intense di una volta che non è neanche tanto lontana. Sono i tempi in cui io avevo sui 20 anni. Quando avevo sui 20 anni a Bologna era normale, a Modena, io mi occupo dell'osservatorio meteorologico di Modena, ma i dati di Bologna sono estremamente simili, in estate avere sui 25-28 giorni a 30 gradi o qualche cosa di più. Andava quasi tutti gli anni a 34 gradi il termometro, una volta ogni 100 anni andava a 38-39. Adesso, se abbiamo un'estate in cui ci sono solo 28 giorni e 30 gradi e solo uno a 34 gradi, diciamo l'estate mancanza. Stiamo già facendo un pochino la fine della rana, insomma, stiamo quindi già assimilando un cambiamento climatico e non ce ne rendiamo conto, soprattutto la nostra società sembra aver rimosso questo problema. Ma d'estate deve sempre fare caldo, deve fare scaldo, ma Bologna non deve fare 100 giorni oltre i 30 gradi con 4 giorni e 40 gradi. Perché questo ci pone in un problema di vivibilità del nostro territorio, di possibilità dell'agricoltura di fare i nostri prodotti tipici, di adattamento degli ecosistemi, di consumo degli edifici. Nessuno di questi edifici, li vedete, sono estremamente diversi da quelli che ci sono in Egitto. Eppure l'ultima estate bolognese è stata simile come temperatura a quello che normalmente c'è nel Nord Africa. Provate a pensare che cosa succede quindi nel Nord Africa. E qui siamo già fino al primo punto, cosa sta succedendo adesso? E attenzione, giusto, dimenticavo, più caldo, più energia, più acqua in atmosfera, più possibilità di fenomeni meteorologici estremi. C'è stata anche la siccità, qualcuno mi ha anche ricordato, ecco, mediamente in una giornata estiva molto calda evaporano circa 4-5 mm su metro quadro, equivalgono a 4-5 litri al metro quadro d'acqua. Cioè, significa che avete una bacinella con 30 litri d'acqua in 5 giorni si svuota. Pensate a quello che succede ai fiumi, ai laghi, eccetera, alla siccità. Però attenzione, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, a volte in qualcosa di peggio. Vale in chimica, vale anche nella fisica dell'atmosfera, vale anche nel ciclo dell'acqua. Tutta quest'acqua che abbiamo aggiunto in atmosfera è tutta acqua in più che da qualche parte poi a un certo punto dovrà cadere. E se cade tutto insieme, ecco che viene il problema. Viene il problema perché il primo temporale che c'è stato dopo l'ondata di caldo, ecco che a Forlì sono caduti 500 alberi. La nostra percezione è fatto sì, molti hanno detto, ma il problema sono gli alberi che non sono in manutenzione, eccetera. Si sono piegati i tralicci dell'alta tensione nella zona del delta del Po. Solo qualcuno, ma viceversa, più caldo, più energia, vuol dire che nevica meno, ma quando nevica, nevica molto di più. Nel 2015, l'ultima grande nevicata, la collina bolognese è rimasta una settimana senza elettricità. Esattamente quello che sta succedendo adesso a Puerto Rico, che addirittura rischia 4 mesi senza elettricità a causa dell'uragano Maria, nome profetico quasi. Fra parentesi, i nomi degli uragani sono alternati maschili e femminili e non è vero che sono tutti gli uragani sono nome femminile, già da molto tempo. In passato erano i marinai che davano il nome agli uragani, adesso sono i meteorologi. Curiosità, ho fatto una divagazione, gli uragani femminili sono più distruttivi. Non è sessismo, ma è la mente umana, è colpa della mente umana. Sembra da studi psicologici che gli uragani con nome femminile vengono presi più sotto gamba dalla popolazione. Ah, ma l'uragano Maria, l'uragano Irma, cosa volete che sia? È molto peggio l'uragano Luca. Non so se c'è stato l'uragano Luca o l'uragano Francesco. Gli uragani cattivi vengono depennati, quindi non ci saranno più. Probabilmente l'uragano Luca è stato depennato. Più caldo, più energia, pensate che già oggi questa energia in più che c'è in atmosfera equivale allo scoppio di circa 4 bombe atomiche al secondo. E questa energia per fortuna non scoppia tutta insieme come la fa
un pazzo in Corea, come l'hanno fatta diversi altri pazzi che ne hanno esplose circa 15.000 negli ultimi 40 anni per provarle, l'uomo non è vero che è ininfluente sull'ambiente, abbiamo inventato delle cose che ci può autodistruggere, questa la dice lunga, l'abbiamo fatto consapevolmente. Con i cambiamenti climatici, fino a un certo punto, l'abbiamo fatto in modo inconsapevole. Riprendo i miei appunti perché ho perso il filo del discorso, perché a me piace chiacchierare a ruota libera. L'abbiamo fatto in modo inconsapevole, ma già da alcuni anni, pensiamo all'organismo intergovernativo che si occupa di cambiamenti climatici, già nel 95 diceva che è probabile che la maggior parte del riscaldamento del pianeta è dovuto alle cause umane, già lì lo sapevamo, se agivamo adesso staremmo anche molto meglio tutti sul pianeta e non avremmo l'assillo che vi dirò di quello che dovremmo fare per rispettare l'accordo di Parigi e Laudato Si, che dovrebbe, la prossima conferenza sul clima si svolge a Bonn, dovrebbero semplicemente recepire Laudato Si, basterebbe recepire quello. Dicevo, già nel 95 diceva è probabile, e allora i politici sì è probabile ma non siamo sicuri, aspettiamo, discutiamo, facciamo il protocollo di Kyoto, riduciamo le emissioni dei gas serra del 6% rispetto al 1990 entro il 2012, arriviamo al 2012, abbiamo rispettato malamente Kyoto a fatica, forse più per la crisi che non più per necessità che per virtù, anzi in Italia non l'abbiamo comunque rispettato, abbiamo preso un impegno e non l'abbiamo rispettato, andiamo verso la conferenza del Parigi, l'IPCC ci dice oh attenzione, guarda che è estremamente probabile che le attività umane siano la causa dominante dei cambiamenti climatici. La Banca Mondiale ci dice oh state attenti che se il pianeta che adesso si è riscaldato di un grado e se siamo proprio bravi e in questo momento, ciao fossili, chiudiamo petrolio, gas e carbone, proprio per l'inerzia del nostro pianeta, il nostro pianeta si scalderà di un altro mezzo grado, quindi andremo vicino a un grado e mezzo, che è uno degli obiettivi della conferenza di Parigi. Quindi prendiamoci un po' di tempo e non facciamolo subito di abbandonare il petrolio, non facciamolo subito di smettere di fumare o di bere alcol, perché non posso, perché mi piace, perché siamo drogati di petrolio, ci prendiamo un po' di tempo, possiamo adattarci e vivere se il pianeta si scalda entro 2 gradi, che significa che a Bologna, prendiamo le ondate di caldo che è la cosa più semplice, se il pianeta si scalda a 2 gradi, ci sono studi scientifici, modelli che lo danno, ma facciamo una stima, si è scaldato di 1 e siamo arrivati ad avere frequentemente 40 gradi e l'Italia e l'Emilia Romagna si sono scaldate di 3 gradi, non di 1, forse non 3, ma di 1,5, 2 senz'altro sì, perché per varie ragioni noi ci scaldiamo di più, se ci scaldiamo di 2 gradi, attenzione che a Bologna l'estate del 2070, quindi l'estate in cui chi nasce oggi avrà 57 anni, avrà circa la mia età, avrà delle giornate con 44-45 gradi, però guarda, non ti preoccupare, cambiamo un pochino gli edifici, ti metti un pochino di condizionatore, eccetera, puoi convivere con 43 gradi. La Banca Mondiale ti dice, attenzione che se andiamo al riscaldamento di 5 gradi è incompatibile con la società globale interconnessa. Tutto un termine molto soft per dire quello che i biologi dicono che è estinzioni di massa. A 2 gradi centigradi il mondo di domani vedrà la perdita del 15% delle specie viventi che San Francesco cita nel suo Cantico delle Creature. È accettabile che perdiamo il 15% di specie viventi? Ne stiamo perdendo 1500 all'anno oggi e ancora su 1,5 milioni di specie viventi ce ne sono, mi dicono gli amici biologi, 9 milioni che non conosciamo? Andiamo in Costa Rica a fare spedizioni scientifiche con la mia associazione Foreste per Sempre, a studiare queste cose qua, a cercare gli insetti o le cose più nascoste che possono esserci utili e ne stiamo perdendo 1500 all'anno? Andiamo sulla Luna a cercare la vita su Marte e non sappiamo quanta vita c'è in fondo al mare? Questa è anche quello che fa la ricerca scientifica. Andiamo a cercare la vita su Marte, non siamo capaci non solo di tutelarla, ma anche di cercare le forme di vita che non conosciamo nelle foreste e negli oceani. Bene, se il pianeta si scalderà di 5 gradi, male, perderemo circa il 60% delle specie viventi. La notizia positiva per il restante 40% delle specie viventi è che fra queste 60% delle specie viventi potrebbe esserci l'Homo sapiens. C'è qualche studio che contempla l'estinzione dell'Homo sapiens.
magari dopo si evolve una forma di vita intelligente, più intelligente di noi. Però la biodiversità è una cosa là, una cosa lontana. A 5 gradi, vi ho detto qui, anziché, non ve l'ho ancora detto, anziché 44-45 gradi per qualche giorno, sarebbe normale avere giornate con 47-48 gradi. Quindi avere una sorta di estate perenne in cui non so come si potrebbe vivere qua, come fare la mortadella, come coltivare il mais che già adesso sta facendo fatica, ecco che si introduce in modo molto più comunicativo Papa Francesco, che anziché dire è estremamente probabile che, ci dice, numerosi studi indicano che la maggior parte del riscaldamento globale è dovuto alla gran concentrazione dei gas serra in atmosfera. Questa maggior quantità di gas serra in atmosfera ve la quantifico da un numero. Fino all'era preindustriale, quindi fino a che abbiamo inventato una macchina, la macchina a vapore, che era stata inventata, fra parentesi, non per far andare le locomotive, ma per svuotare le miniere di carbone che viene usato per altri scopi dall'acqua che si accumulava in fondo. Lì abbiamo cambiato la termodinamica del pianeta, abbiamo cambiato la composizione chimica dell'atmosfera, abbiamo portato le concentrazioni di un gas che è minore per quantità ma importante per qualità da 290 parti per milione, quindi una quantità molto piccola, come il lievito in una torta, a 400 parti per milione. Da quando si è evoluto l'essere umano è sempre arrivata lì, attorno a 285, 280, 290, eccetera. Nei periodi precedenti, in cui è vero che il clima della Terra è sempre cambiato, ma è cambiato lentamente per cause naturali, nei periodi in cui Bologna era coperta di ghiaccio era 190 parti per milione e il pianeta era più freddo di 5 gradi. Adesso, con l'aumento che c'è a 400, che fra parentesi dobbiamo ringraziare la natura, se non ci fossero le foreste che se ne prendono un 30% di quello che aggiungiamo ogni anno e gli oceani che se ne prendono un altro 30%, saremmo già a 450-480 parti per milione. Se continuiamo a usare il petrolio, gas e carbone come oggi, andremo verso concentrazioni di CO2 di 600-700 parti per milione. Non sarebbe un problema diretto per la salute dell'uomo, ma, ecco l'altra frase di Papa Francesco, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedente degli ecosistemi con gravi conseguenze di tutti noi. Mi è piaciuta l'ultima frase che ho preso dai media e che spero che sia abbastanza testuale, che io ho presentato nei miei social con questa frase: chi nega i cambiamenti climatici antropici contribuisce ad avallare l'inazione. I politici che non hanno preso decisioni prima e la popolazione che consapevolmente non le ha accettate, perché sono anche decisioni che in parte sono anche impopolari. Io vedo, vado in bicicletta, ieri ho scritto basta auto, fermatevi le strisce pedonali, nel mio Facebook scatenato il putiferio. Ma i ciclisti non si fermano alle strisce, è vero, un noto motociclista, povero Hayden, un grande campione, ha perso la vita in bicicletta, va a 300 all'ora, l'ha persa in bicicletta ai 20 all'ora, per colpa sua, perché è passato con il rosso, è passato senza dare la precedenza, per corresponsabilità dell'automobilistica, perché se andava, anziché andare ai 70, andava ai 50, l'incidente non succedeva, comunque si faceva molto male. Quindi c'è una corresponsabilità, chiaro che la prima colpa è sua, ma anche noi siamo corresponsabili. La questione dei cambiamenti climatici va presa sul serio, non è una cosa su cui scherzare, è molto seria, anche i politici hanno una loro responsabilità morale. Chi dubita che tutto ciò sia vero, che domandi agli scienziati e poi si decida, la storia giudicherà. La storia sta già giudicando, e gli scienziati dovrebbero essere a volte anche un pochino più brutali, anche a costo di andare antiscientifici. L'uragano Maria è stato causato dai cambiamenti climatici. La sua distruzione è stata causata dai cambiamenti climatici. Forse si sarebbe verificato lo stesso, ma siccome gli uragani prendono energia dal mare e si formano sui mari tropicali quando è oltre i 26 gradi, se il mare è 29 gradi, l'uragano è più potente e distruttivo. Barbuda, che è una piccola isola dello Stato di Antigua, e la Repubblica di Dominica sono state cancellate.
Barbuda è disabitata. Puerto Rico ha visto la distruzione perfino dei radar meteorologici. Ecco, questi stati qua, pensate che cosa succede di quelle zone lì se il mare un domani, anziché essere 29 gradi, sarà 34 o 35 gradi. Pensate ai problemi dei fenomeni che succedono qua. Ecco che interviene, arriviamo finalmente a Parigi. Parigi va bene una messa, ma vale bene anche una conferenza sul clima. Parigi, si sono presentati tutti i paesi del mondo in modo solenne, con grandi discorsi, 150 capi di Stato. La Francia ha preso molto sul serio l'evento, nonostante il recente attentato che c'era stato 10 giorni prima, organizzato in modo impeccabile anche in sicurezza la conferenza, garantendo la partecipazione della società civile che va là a fare pressione. Dopo tanti anni, e qui quando mi dicono ma queste cose bisogna parlarne nelle scuole, io quando vado nelle scuole dico è cominciata la storia dei negoziati nel 92, mi dicono perché non avete fatto niente prima. I cambiamenti climatici bisogna iniziare a divulgarli in Parlamento e soprattutto nei consigli di amministrazione delle multinazionali. Però sono arrivati lì e hanno preso impegni tutti quanti. Applaudite, applaudite. Forza, più forte. Ecco, vedete che non decidete voi. Io vi ho detto di applaudire e voi tutti avete applaudito. Possiamo fare molte cose con le azioni individuali, ma di fronte alle scelte del futuro dell'umanità, noi siamo le pecore e il futuro delle pecore è deciso dal pastore. Il lupo fa paura, adesso tornate il lupo in Appennino, mi è piaciuta questa frase, l'ho messa varie volte nei miei social, sono molto attivi, ma chi porta le pecore al macello è il pastore, però lo può portare anche alla salvezza. Quindi qui dobbiamo intervenire sui cambiamenti climatici obbligando e anche scegliendo bene chi ci comanda. In quel momento a Parigi Barack Obama si è presentato dicendo siamo la prima generazione che subisce le conseguenze dei cambiamenti climatici e l'ultima che può fare qualche cosa per evitarli. Parigi non ha deluso, ha stilato un documento, un accordo internazionale che è diventata legge praticamente in tutto il mondo, anche in Italia. L'accordo di Parigi è legge, un domani magari anche Laudato Si potrebbe essere legge, o i documenti delle altre confessioni religiose, delle altre religioni che hanno fatto sui cambiamenti climatici. L'accordo di Parigi prevede un obiettivo molto ambizioso. Gli scienziati hanno detto limitate il riscaldamento globale entro 2 gradi e la conferenza di Parigi ha deciso che è obiettivo tenere l'aumento delle temperature globali ben al di sotto di 2 gradi rispetto all'era preindustriale, facendo ogni sforzo per stare entro 1,5 gradi. Perché 1,5 gradi? Perché 1,5 gradi è una soglia più prudenziale, consentirebbe alle Maldive e a piccoli stati di sopravvivere, perché l'approccio dei paesi occidentali è stato costi e benefici, e se ragioni ai costi e benefici non ne esci. È vero che agire sui cambiamenti climatici conviene economicamente, l'azione costa l'1% del PIL, l'inazione causa danni per il 20% del PIL. Però l'azione la spendiamo oggi, i benefici li abbiamo, se va bene, fra 20-30 anni, ma soprattutto fra 50. Nessun economista e anche nessuno di noi comprerebbe un titolo di Stato che ti dà gli interessi fra 50 anni. L'approccio costi-benefici non è giusto e non copre la vita umana. Non copre un principio che è contenuto nell'accordo di Parigi, che è il principio di equità intergenerazionale. Principio che è anche inserito in vari modi, senz'altro in Laudato Si, quindi consegnare alle giovani generazioni un pianeta che non sia in condizioni peggiori di quello che l'abbiamo trovato noi. La cosa curiosa è che la diplomazia fa delle cose strane. Nell'accordo di Parigi è scritto: gli stati nel rispettare l'accordo, nell'applicare l'accordo di Parigi, dovrebbero rispettare i diritti umani, il principio di dovrebbero, non sono obbligati. Cioè, se volete fatelo, altrimenti mandate i carri armati in piazza e spazzate via questi qua che parlano di fronte all'ombroso. Sono i miracoli della diplomazia. Se ci scrivevano devono, diversi stati non avrebbero sottoscritto l'accordo di Parigi, che viene preso a consenso. Cosa curiosa è che i 2 gradi sono un obbligo, sono obiettivo anche l'1,5. Gli impegni, ho parlato finora di concentrazione, 400 parti per milione, devo parlare di emissione, cioè quanta ne aggiungiamo ogni anno. Praticamente ognuno di noi nella sua vita quotidiana, con l'uso dell'automobile, scaldare la casa, l'elettricità, eccetera, un italiano aggiunge 6-7 tonnellate di CO2 in atmosfera.
un cinese circa altrettanto, un americano circa 20 tonnellate. I paesi poveri del mondo sono solo anche a meno di una tonnellata, quindi c'è un problema anche di responsabilità comune ma differenziata. Quindi chiaramente i paesi del sud del mondo, oltre ad avere dei diritti a svilupparsi, devono farlo usando fonti rinnovabili. Veniamo qua già alle soluzioni, quello che senz'altro proponeva il professor Balzani, che se mi metterebbe veramente il premio Nobel, lo voglio anche salutare, il mio amico. Grazie. I paesi poveri hanno delle necessità migliori, ma sono quelli che più spingono. Guardate l'impegno del Bhutan, guardate l'impegno del Costa Rica, che già sono neutrali rispetto alle emissioni di carbonio. Però l'accordo di Parigi che cosa ci dice? Entro la seconda metà di questo secolo le emissioni di gas serra dovrebbero andare sostanzialmente a zero. Usa dei termini un po' strani, equilibrio fra emissioni ed assorbimento, ma sostanzialmente, se rispettiamo l'accordo di Parigi, entro la seconda metà di questo secolo non dovremmo praticamente più usare petrolio, gas e carbone. Non hanno scritto la parola magica, decarbonizzazione, un termine nuovo che viene introdotto. Ecco, il protocollo di Kyoto abbiamo fatto fatica a rispettarlo e prevedeva il 6% di riduzione di emissioni in un arco di tempo abbastanza lungo. Per rispettare l'accordo di Parigi dovremmo ridurre del circa il 6% all'anno, da subito, prima possibile. Il problema è che il protocollo di Kyoto, e qua vengo perché scrivo anche lì nella mia presentazione, verrà dal basso il cambiamento, era un'azione delle Nazioni Unite dall'alto, cioè avevano stilato una tabella con scritto ogni Stato che impegno doveva avere, quindi hanno negoziato gli impegni. Hanno visto prima Copenaghen, poi anche Parigi, che così facendo non ne sarebbero usciti, non si sarebbero messi d'accordo. Quindi la conferenza di Parigi ha detto agli Stati, diteci che cosa siete disposti a fare, presentate i vostri impegni. La notizia buona è che tutti gli Stati hanno presentato degli impegni, la notizia meno buona è che sono ampiamente insufficienti. Con gli impegni che sono presenti non staremo entro i 2 gradi di riduzione dei gas serra, delle temperature globali, ma andremo verso scenari non di 4-5 ma di 3,5 gradi, quindi uno scenario che comunque causerebbe molti problemi. E il tempo stringe, anche quello del mio intervento. Che cosa dovremmo fare e che cosa fanno i potenti? L'ho già detto e l'ho già introdotto. Vediamolo un po' in modo sintetico con alcuni passi che ci dovrebbero portare a questa fantomatica decarbonizzazione, che valgono a livello, li dovrebbero applicare a livello di comune, di regione. La nostra regione ha un piano di decarbonizzazione, ma è volontario, non ha degli obblighi e delle sanzioni se non viene rispettato. Ha un piano che dovrebbe portare l'Emilia-Romagna all'85% di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2050. Dovrebbe essere anche il 100, ma già 85, senz'altro 85 è fattibile, 100 un po' più difficile, però non lo stiamo attuando. Anzi, purtroppo vedo molte azioni che vanno nella direzione opposta. Ma molte di queste cose le possiamo fare anche nella nostra vita quotidiana, nella nostra abitazione. È chiaro che comportano anche dei costi, comportano anche delle scelte, ma sono delle scelte che possiamo anche fare. Per esempio, io ho preferito investire un pochino di risparmi in alcuni pannelli solari anziché prendere una motocicletta. Quando avevo 20 anni, se mi dicevano, oh, se hai un pochino di risparmi, una polizza assicurativa in scadenza, vuoi comprare una motocicletta o vuoi comprare i pannelli solari? Non avevo dubbio, comprare la motocicletta è anche piuttosto rumorosa, ne avevo anche una abbastanza, poi mi piaceva anche sgasare, dico la verità. Adesso preferisco il silenzio di un'auto elettrica o ancora meglio la bicicletta e vedere i kilowattora che producono i miei pannelli solari. Verso la decarbonizzazione, i vari passi, quindi il domani della Terra, se vogliamo stare dentro a un pianeta compatibile con la vita umana e anche più equo, più solidale. Entro il 2020, anzitutto, dovremmo avere una presa di coscienza collettiva unanime e che nessuno più abbia dei dubbi e che metta questo problema insieme ad altri, gli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite, sulla sua priorità di vita e di lavoro e anche politica. Così non è.
la crescita economica è rimasta fuori dall'accordo di Parigi. Un problema delicato, su cui personalmente non condivido in pieno invece quello che cita Papa Francesco in Laudato Si, è quello della popolazione. Non oso metterci davanti il sovra, ma il numero di abitanti sul pianeta è un problema. Lo teniamo lì, ma non possiamo dire che non c'è. È chiaro che se vogliamo sconsumare tutti come oggi, per 7 miliardi non ce n'è, ma neanche per 10. Ma anche se riduciamo di molto, per 12-13 miliardi di persone, non so se sarebbe facile vivere sul pianeta. Quindi io non sono certo per ridurre la popolazione di forza, ma sulla questione delle nascite ci ragionerei, e soprattutto, vista anche la mia età, ragionerei un attimo su vedere la terza età come un'opportunità e non come un costo. E soprattutto, grazie, non come conflitto intergenerazionale, che è quello che ci vogliono portare. Quando dicono le pensioni costano, spostiamo sui giovani, è un modo per mettere in contrapposizione anziché unirci, perché i nostri problemi sono comuni. Entro il 2020 dovremmo iniziare a ridurre le emissioni globali. Più o meno sembra che siano stabili, ma dai numeri che presentano le Nazioni Unite qualcuno sta barando, sta presentando dei dati non corretti. Dal 2020, quindi fra 2 anni, entriamo in una decade vuol dire decennio per le Nazioni Unite, dal 2020, dal 2030, di sforzi erculei. Sostanzialmente dovremmo ridurre del 50% le emissioni di gas serra in Europa. L'Europa è sempre impegnata al 40%, è poco, dovremmo portarlo al 50%. Stati Uniti e Cina dovrebbero fare di più. Riforestazione, una cosa molto interessante che potete fare anche tutti voi, anche già domani, andare a cambiare fornitore di energia elettrica e assicurazioni e banche, togliendovi da quelli che usano fonti energetiche fossili e da quelle che investono in fonti di energia che vengono da petrolio, gas e carbone. C'è la possibilità, spero di no. Però anche molti sponsor, molte aziende stanno spostando gli interventi. C'è stato un bellissimo convegno all'Università Lateranense, soprattutto è partita dal mondo cattolico, dal mondo sociale, dal mondo delle associazioni, un'azione di disinvestimento dalle fonti fossili. Una persona che ha investito molto in petrolio e che adesso lo sta facendo, una persona, adesso una famiglia, è la famiglia Rockefeller. Ci sono molte aziende che stanno facendo cose virtuose, non solo perché sono virtuose, ma perché si accorgono che il futuro è lì. Il futuro non è più nel cercare il petrolio in Appennino, il futuro è nell'impiantare fonti rinnovabili e nel migliorare l'efficienza energetica degli edifici. E questa è una cosa che possiamo fare, che ci sono delle realtà che lo fanno. 2030-2040 sarebbe il decennio della grande innovazione, in cui è importante moltissimo anche la ricerca scientifica. Quinta rivoluzione industriale, addio al motore a scoppio, è un messaggio molto forte per la terra dei motori, diventiamo la terra dei motori elettrici. Il motore a scoppio è un mezzo che ha avuto un ruolo fondamentale a portarci e portarmi fin qua, sono venuto in motore a scoppio, non qua, potevo arrivare fin qua a motore a scoppio, avevo un'auto ibrida e può entrare in centro Bologna. Discutibile, perché comunque anche le auto elettriche ingombrano, però andare a prendere il treno in stazione sono andato col motore a scoppio. La Norvegia, che è produttore di petrolio, attorno al 2032 intende mettere al bando il motore a scoppio. La Germania, l'Olanda già ne stanno discutendo. Se vogliamo applicare l'accordo di Parigi, attorno al 2032-2035 non dovremmo più avere nelle strade caldaie semoventi come sono le auto a motore a scoppio, che hanno un'efficienza estremamente bassa. Sempre in quel decennio lì dovremmo arrivare ad avere tutti gli edifici ad emissioni zero, anche quelli edifici esistenti, e questo è fattibile facendo una scelta anche politica e anche individuale molto precisa. Ci sono molte realtà imprenditoriali che lo stanno facendo, e non è una contrapposizione fra costruire del nuovo, ristrutturare il vecchio. Certo, edifici belli come questi, è difficile pensarli coperti di pannelli solari, ma lì dentro vivevano quando non c'era petrolio, gas e carbone. Usavano uno strumento di efficienza energetica inventato molti anni fa, estremamente efficiente, si chiama maglione.
Ecco, in questo decennio qua dovremmo portarci verso il 2050, in cui si arriva all'addio dell'era dei combustibili fossili, si arriva alla decarbonizzazione totale senza però cercare scappatoie come il nucleare. Il mio destino poteva essere attorno all'85-86 andare a lavorare alla centrale nucleare di Caorso. Con molti dubbi non l'ho fatto. Alla fine queste sliding doors mi hanno portato forse sulla strada giusta. Anche adesso siamo un bivio fra la strada dei 2 gradi e la strada dei 4 gradi. Dobbiamo imboccare la strada giusta. E le centrali nucleari non sono la via d'uscita. Ci sono altri problemi che per portarci alla decarbonizzazione. Non ne ho parlato, ci sono tante altre cose di cui non ho parlato, ho parlato di quelle che ritengo principali, le tengo per le domande. Una sicuramente mi verrà, gli allevamenti e la carne, non ve ne parlo adesso, chi ha questa curiosità me lo chiede e volentieri risponderò, in modo anche diplomatico, perché è un problema anche che c'è, ma che vedremo, insomma. E non dobbiamo ricorrere alla tecnofantasy, in qualche modo anche il Laudato Si ne parla, la tecnologia risolve dei problemi ma ne crea degli altri. C'è già una filosofia di pensiero scientifica che dicono: ah, ma se non riusciamo a rispettare l'accordo di Parigi potremmo inventare delle tecnologie per ripulire l'aria e per assorbire la CO2. Andiamo nella techno fantasy per non fare questa scelta di abbandonare questa ubriacatura collettiva, 1000 barili di petrolio al secondo che usa il nostro pianeta. Una petroliera al giorno l'Italia, 70 miliardi di metri cubi di gas metano, che non è ecologico, a proposito, anche il gas non è una scappatoia giusta, e arriveremo a questo mondo del 2050 in cui ci sono, ripeto, già molte aziende, molti privati che si stanno attivando e che hanno azioni anche molto più forti di quelle dei governi. Alla conferenza di Parigi chiedono questo impegno subnazionale. Ma Parigi è arrivata tardi in modo insufficiente. Poi è arrivato anche Trump. Trump dice, annuncia che esce dall'accordo di Parigi, poi in realtà per fortuna continua a finanziare le Nazioni Unite, che non saranno perfette, ma che sono organismi che in una società complessa come questa ci vogliono. A Trump ho inviato il mio libro, il giorno dopo ho bombardato la Siria. È stata terribile e non mi ha dato risposta. Ho inviato il mio libro al Santo Padre, ringrazio anche Federica che ha fatto anche da tramite, gli avevo inviato anche Apocalypse Now e ho ricevuto una risposta dalla Segreteria di Stato del Vaticano. Sicuramente anche un gesto anche dello staff molto più colloquiale anche con la popolazione, perché il singolo, lo dicevo, non basterà mai e sarà insufficiente, quasi frustrante. Non possiamo più agire a eliminare gli sprechi, perché molti li abbiamo eliminati e perché gli sprechi sono la punta dell'iceberg dei consumi. Abbiamo dei consumi che sono giganteschi e a Parigi non è contemplata una decrescita, che pure cita Papa Francesco anche, che non deve fare paura. Decrescita non è recessione, ma se pensiamo a applicare l'accordo di Parigi garantendo la crescita economica continua, non ne verremo fuori. Chi pensa che in un pianeta limitato sia possibile una crescita infinita, dice un economista, tra l'altro, o è un pazzo o è un economista. Quindi dobbiamo uscire anche da questa ideologia, come era un'ideologia il comunismo dell'Unione Sovietica, che aveva la crescita in altro modo. È un'ideologia pensare che possiamo crescere continuamente. L'uomo cresce fino a una certa età, poi decresce. Tutto ha un limite, esistono dei limiti sul pianeta. Dobbiamo quindi cercare una terza via. Politici tardi in modo insufficiente, il singolo non basterà mai. La terza via è quella delle comunità in transizione. Adesso potrebbe iniziare un'altra conferenza, ma io lo sintetizzo con una frase nel mio libro che è Internet e galline. La citazione di Papa Francesco in questo paragrafo che incuriosisce, che cos'è Internet e galline, non ve lo dico, è diventato culto culturale scegliere uno stile di vita che almeno in parte sia indipendente dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo potere globalizzante e massificante. Soprattutto però questa cosa della crescita è una cosa da cui dobbiamo uscire, perché
dipende anche dalle nostre abitudini. Siamo in questi anni cruciali, dobbiamo imboccare queste due vie. Adesso sono in decisione su come concludere l'intervento prima delle domande, con quale frase storica usare o se con il giochino. Io direi che, visto il pubblico molto attento, facciamo il nostro giochino. Abbiamo questo bivio. Non è detto che la strada più facile sia quella migliore. Non è detto che dobbiamo chiedere la strada a chi la sa già, ma dobbiamo andare con quelli come noi che la stiamo cercando, non solo da un punto di vista etico e morale, ma anche tecnologico, pratico, attuativo. Ma dobbiamo cambiare abitudine e dobbiamo farla anche cambiare chi comanda. Proviamo a fare questo gioco. Chi ha voglia di alzarsi in piedi e di seguirmi, che è un giochino che viene da un film di cui poi vi posso dare il riferimento. C'è anche un video, qualcuno magari l'ha già fatto, tu l'hai già fatto, non è valido, chi l'ha già fatto non è valido, qualcuno ha già incrociato le braccia e il gioco è proprio questo. Incrociate le braccia e guardate quale polso avete sopra. Poi abbassate le braccia e incrociate le braccia nuovamente e tornate a guardare quale polso avete sopra, lo memorizzate. Alzi la mano chi aveva sopra lo stesso polso precedente, alzi la mano chi ha cambiato polso, ce n'è qualcuno sempre, che sulla buona strada avete capito, alzi la mano chi aveva sopra il polso destro, alzi la mano chi aveva sopra il polso sinistro. Ecco, questa statistica non c'entra nulla con gli scopi del gioco. Adesso provate, emozionante di fronte a San Petronio, di fronte alle due torri, provate a incrociare le braccia al contrario e provateci in sicurezza finché ci riuscite, non dovrete slogarvi un polso per provarci. Adesso se ci provate a lungo e non ci riuscirete, però vi potete accomodare a sedere, vi sarete accorti delle tre cose che valgono anche per il passaggio a un futuro sostenibile, soprattutto un futuro resiliente. La prima è che è possibile, la seconda è che all'inizio è un po' scomodo, che si fanno degli errori e che però bisogna fare degli errori in sicurezza, quindi non provare delle cose che possono esserci più dannose, e la terza è che alla fine ci accorgeremo che staremo anche molto più comodi. Grazie.